ne sono riusciti a fare una legge peggiore del Porcellum, il Porcellum 2.0. Ieri sera a Ginosa gli attivisti del Meetup del Movimento 5 Stelle locale hanno organizzato su Piazza Marconi un'assemblea pubblica aperta alla partecipazione della cittadinanza, proprio per consentire ai cittadini di sviscerare i problemi della città. Per l'occasione sono intervenuti portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, Mirella Liuzzi ed Emanuele Scagliusi. Un confronto politico durante il quale sono state approfondite tematiche nazionali, con l'analisi dell'attuale situazione politica italiana, ma si è discusso soprattutto dei problemi locali legati soprattutto all'eccessiva tassazione con IMU e TARES, alle difficoltà del mondo agricolo e la grave emergenza che riguarda il centro storico ginosino. Renzi non ci piace perché è espressione delle solite lobby, è un giovane ma vecchio dentro, perché è appoggiato da De Benedetti e da tutte le lobby che sono presenti in Parlamento e anche fuori. Chi vedremmo al posto di Renzi? Un cittadino qualsiasi, incensurato e senza lobby alle spalle, senza interessi, che non deve rispondere a nessuno, tranne che ai cittadini. Questa sera molti cittadini mi hanno parlato del problema annoso qui a Ginosa, della TARES, della raccolta differenziata. Allora, bisogna ricordare, insomma, al vostro sindaco, questo devono essere i cittadini attivi a farlo, a ricordare che esiste la soluzione della strategia rifiuti zero, una strategia che porta a riciclare il 90% dei materiali e che porta quindi il comune ad avere degli introiti dalle materie prime e secondarie, quali sono il vetro, la carta e la plastica. Questi introiti permettono al comune di abbassare le tasse, tutti i tipi di tasse, e per la tassa sui rifiuti non va più utilizzata la TARES, che ha vecchi criteri, cioè si paga in base all'abitazione, in base al numero di componenti del nucleo familiare, ma si applica la TIA, che è già prevista per legge. Ai sindaci lo possono già fare, i sindaci lo devono fare, perché la TIA è una tariffa puntuale che permette al cittadino di pagare solo in base a quanta raccolta indifferenziata produce, cioè a quanto rifiuto produce. Per quanto riguarda i fondi europei per risolvere la situazione della Gravina, comunque delle zone alluvionate, dobbiamo capire una cosa, che molto spesso le regioni, e la regione Basilicata in questo è bravissima, non riesce nemmeno a richiedere i soldi che le spetterebbero di diritto, perché non sa compilare i moduli di richiesta per accedere ai fondi. Ci sono tanti modi, per esempio c'è una banca di sviluppo del Consiglio europeo a cui chiedere i soldi, ma l'Italia negli ultimi anni non ha mai chiesto dei soldi, non ha mai fatto richiesta di un finanziamento a questa banca di sviluppo che dovrebbe aiutare le zone che sono in crisi, le zone che hanno problemi anche idrologiche, idrogeologiche. Per ogni territorio dove andiamo a fare agorà, incontri in piazza, ha delle problematiche che sono nate dalla cattiva gestione dell'amministrazione pubblica, cattivi sindaci che sono stati inseriti per logiche di partito, anche di spartizione delle poltrone. Il Movimento 5 Stelle intanto guarda all'Europa in vista delle imminenti europee. All'Europea è importante votare per il Movimento 5 Stelle, perché a noi piace l'Europa come concetto, ma non piace quello che è stato realizzato. Questa moneta unica ci penalizza, ci sono trattati come il MES, Fiscal Compact, che ci costeranno diversi miliardi nei prossimi anni, 50 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni, e tutti i comuni, le regioni, gli enti pubblici saranno costretti a tagliare posti di lavoro, a tagliare le scuole per colpa di questi trattati. Votando il Movimento 5 Stelle si va in Europa a ridiscutere questi trattati, a ridiscutere sulla moneta unica, e si fa valere l'Italia, perché l'Italia è il terzo contributore per l'Unione Europea, ci devono ascoltare.